Siamo in uno degli ingressi principali del parco, delle colline, qui nella valle di Monpiano. Dietro di me c'è l'ex polveriera che è stata da poco bonificata e l'intero parco è ormai reso disponibile e aperto al pubblico. E oggi iniziamo a fare una camminata all'interno della valle e poi soffermandoci nel fondovalle di Valfredda per vedere un attimo le relazioni tra ambiente e specie igrofile che hanno bisogno di acqua e di ambienti molto freschi. Colgo l'occasione per ringraziare Francesca Gigliani per questa segnalazione di questa meravigliosa fioritura di aglio ursino. Ci troviamo sulle pendici nord del Monte Maddalena, all'imbocco praticamente della Valfredda. È una situazione molto particolare quella della Maddalena, una situazione privilegiata per tutta la città, un rilievo importante che sovrasta la città e che si espone in direzione est-ovest andando a creare due versanti. Uno versante esposto a nord, questo, molto fresco, che ospita quindi specie abituate a vivere in un ambiente molto fresco, mentre un versante sud molto più caldo, dove vivono addirittura specie che abitualmente si ritrovano in ambiente mediterraneo. Quindi ci troviamo nella zona di intersezione tra due regioni biogeografiche quasi, praticamente. E in questo contesto ambientale non si può non notare questa meravigliosa fioritura di aglio orsino che, come l'anemone nemorosa che abbiamo avuto occasione di osservare all'inizio della primavera sui boschi di della collina di Sant'Anna, ricopre interamente questi versanti, soprattutto nei tratti più inforrati della valle. Perché non ha senso parlare di concetto di specie se a questa non associamo il concetto di habitat, ossia ciascuna specie ha la propria casa e la casa ideale per questo aglio sono proprio questi tratti inforrati molto freschi su pendii montuosi di natura carbonatica, cioè di rocce ricche di calcare, dove alla base di questi versanti, nelle zone inforrate, abbiamo dei depositi molto fini, ricchi di sostanza organica e molto freschi. Questo è l'habitat ideale per questo aglio, che al pari di anemone nemorosa è una geofita, quindi una pianta che passa la stagione avversa, in questo caso l'inverno, sotto forma di bulbo nel sottosuolo, ma poi all'inizio della primavera precocemente emette le proprie foglie, le distende e in primavera o inoltrata inizia con questa intensa fioritura. Mi piace sviluppare gli aspetti botanici relativi a queste specie qui nella Valle di Monpiano, all'ingresso del Parco delle Colline, con Mario Ferrari, che è uno degli esponenti più attivi dell'associazionismo naturalistico bresciano, tant'è che frequenta il Centro Studi Naturalistici Bresciani, l'Associazione Botanica Bresciana e soprattutto è uno dei volontari più attivi all'interno del museo e ci aiuta e ci supporta nella manutenzione e nella conservazione delle collezioni di botanica. Abbiamo questa bellissima Drassicacea, che è la cardamine bulbifera, che è molto interessante, l'ha già presentata Stefano qualche settimana fa in uno di questi video, perché ha questo, oltre a questi bellissimi fiori, ha questi bulbilli che permettono la riproduzione di questa specie anche senza che avvenga la fecondazione incrociata, quindi è un passaggio che questa pianta riesce a saltare in questi ambienti dove è abbastanza difficile riuscire certe volte a avere la fecondazione incrociata a mezzo di insetti. Inserito in questo tipo di ambiente troviamo l'Amiastrum galeobdolon, che è una specie, una labiata che tollera perfettamente queste condizioni di umidità e di presenza di un elevato contenuto di nutrienti nel terreno. E questo è il Lamium orvala, una specie molto interessante perché è una specie che viene molto da lontano. È arrivata qui insieme a tante piante che adesso non vediamo ancora e che sappiamo essere presenti, che sono le piante che vengono in grosso modo dai Balcani. Quindi hanno fatto questa migrazione e qui si sono insediati in questo territorio che è loro congeniale.